diario di viaggio ed è una ricerca che ripercorre diverse tappe, insomma, di ricerche che sono state fatte da, anche da altri autori, naturalmente, prima di me. In India la tesi degli anni indiani di Gesù è molto popolare, tant'è vero che esiste un libro che si intitola Jesus Lived in India, dello storico delle religioni Holger Kersten, che ha venduto circa 4 milioni di copie, è stato un best seller e in India si trova molto facilmente. Gli anni di Gesù in India sarebbero quelli di cui non parlano i Vangeli, cioè tra i 13 e i 30 anni, e in cui, secondo i manoscritti ritrovati nel monastero Ladako di Emis da Nicholas Notovic, Gesù avrebbe peregrinato in India approfondendo varie conoscenze. E colui che scoprì, diciamo, questi manoscritti in cui appunto c'è questa cronistoria degli anni indiani di Gesù è stato un viaggiatore russo, Nicholas Notovic, che ha fatto questa scoperta alla fine dell'Ottocento nel monastero Ladako di Emis. E questo è un filone che è stato anche corroborato da altre scuole hindu, per esempio la scuola dei Nath, che a loro volta hanno dei loro documenti. I documenti di Novotovic oggi sono praticamente introvabili, anche se è importante dire che nel 1922 un importantissimo monaco hindu, vicepresidente Ramakrishna Mission, Swami Bedananda, andò anche lui nello stesso monastero Ladako, trovò gli stessi documenti e sostanzialmente confermò la scoperta di Novotovic. Stando al secondo filone, cioè degli anni indiani di Gesù dopo la crocifissione, Gesù in realtà sarebbe sopravvissuto all'ordalia della crocifissione, quindi sarebbe stato messo in croce, però sarebbe rimasto in croce in realtà poche ore, questo è testimoniato anche dai Vangeli, Gesù è rimasto sulla croce tra le 3 e le 6 ore, considerato un periodo insufficiente per morire, perché in genere i condannati morivano di stenti dopo qualche giorno che stavano sulla croce, e secondo alcuni Gesù sarebbe sopravvissuto, e appunto il suo trasferimento in India dopo l'ordalia della crocifissione e diciamo un suo periodo anche abbastanza lungo di vita nei territori dell'attuale Afghanistan e Kashmir, dove secondo alcuni si sarebbero rifugiate molti discendenti delle disperse tribù di Israele, e diciamo a fondamento di questa tesi c'è anche un sepolcro nella città di Srinagar, nella capitale Kashmir di Srinagar, che apparterebbe a Yusuf Asaf. Insomma, questo è abbastanza oggettivo, cioè anche per coloro che non credono a questa tesi, quello è oggettivamente il santuario di Yusuf Asaf, e la questione controversa è stabilire se Yusuf Asaf fosse Gesù oppure no. Avrebbe vissuto e peregrinato in India facendo diverse esperienze, impadronendosi di diverse conoscenze, avrebbe vissuto per esempio al Jagannath Temple nello stato dell'Orissa in India, poi avrebbe vissuto nel territorio dell'attuale sud del Nepal, dove avrebbe avuto modo di approfondire il buddismo, avrebbe vissuto con monaci jainisti per poi tornare in India e iniziare diciamo il suo periodo di predicazione. Per l'India è un punto d'onore il fatto di avere eventualmente avuto, diciamo, il ruolo di formare Gesù, soprattutto per quanto riguarda la tesi degli anni di cui non parlano i Vangeli, quindi degli anni prima della predicazione e prima della crocifissione. Corrobora questa tesi il fatto che sicuramente i contatti tra il vicino Oriente e l'India erano allora, si può dire, quotidiani. C'erano le famose piste carovaniere, la famosa via della seta, che erano percorse quotidianamente da commercianti, filosofi e ricercatori del vero, come del resto testimonia il premio Nobel Amartya Sen. Comunque, come lui stesso testimonia, queste vie c'erano, i contatti erano quotidiani. Quindi, insomma, è sicuramente possibile che Gesù, se avesse voluto, avrebbe potuto in quegli anni recarsi in India e vivere in India un importante periodo di tempo.